Mister Riccardo Monguzzi, la Juventus ci ha rifilato 3 gol troppo forti loro, oppure oggi eravamo un po' più distratti del solito? No, loro sono un'ottima squadra. È un peccato, ma non c'è da rammaricarsi di molto, perché quando la qualità di squadra è individuale è superiore, è giusto dire bravo all'avversario. È un peccato, mio oso dire, perché fino al 65esimo al 25esimo del secondo tempo eravamo in partita, i ragazzi erano stati molto ordinati, pur non creando tantissimo, però avevano tenuto in piedi una gara che poi ci poteva stare, che nell'ultimo quarto d'ora potevamo tentare di rischiare qualcosa in più. Era difficile recuperare palla perché loro erano bravi nel palleggio. Siamo stati molto ordinati, compatti. Nel primo tempo hanno tirato pochissimo in porta e ci hanno fatto questa palla gol in mischia su una palla, però i gol sono figli di errori, episodi individuali, dove se qui non fai la partita perfetta difficilmente porti a casa il risultato. Ho detto bravo ai ragazzi. La cosa che mi dispiace è che gli ultimi 10-12 minuti, non dico che abbiano mollato, ma sul 2-0 non sono stati più ordinati come sono stati per tutta la gara, e questo poi rischia di portare un risultato come è stato a livelli che poi dopo dici non c'è stata partita. Io ci hanno appena fatto i complimenti per il tentativo che abbiamo sempre di giocare, a differenza di molte squadre che contro di loro mettono sempre palla lunga, e con andiamo via con questi complimenti, anche se poi i complimenti quando perdi non è che ti fanno poi così piacere. E infatti i gol che hanno rimpinguato il punteggio per la Juve sono arrivati in rapida sequenza nell'ultimo 12-13 minuti, sì. Esatto, e quindi questo non va, diciamo così, a nulla togliere su quello che era stato invece il cammino fino a quel punto. No, ripeto, nel primo tempo sono stati molto ordinati, abbiamo chiuso tutte i varchi, abbiamo avuto due o tre o anche quattro situazioni in cui potevamo ripartire, in cui un fuorigioco di mezzo metro che c'era di Luscia poteva portarlo, se attaccava la linea in maniera un po' più attenta. Però ripeto, avevamo giocato, dire alla pari no, perché avevamo giocato cercando di rubare palla, però abbiamo sempre giocato dal basso, non abbiamo mai rinviato, e da questo punto di vista è stato apprezzato, e poi è figlio dei principi che vuole far nascere il nostro settore giovanile. Ultima cosa, il portiere Bukova ha avuto un problema durante la fase di riscaldamento, sì, e quindi non è stato... Purtroppo con la Juve era già successo al girone d'andata, dove in quel caso si era fatto male Frattini e aveva giocato Bumbac. Questo giro si è fatto male Bukova e ha giocato Frattini, però va bene. Così abbiamo ruotato un po' tutti e vabbè, sono contento per Frattini, anche se poi rientrare dopo un po' di tempo che non giocava in una partita così difficile non era male. Ma ha fatto una buona gara, cercando sempre di partire dal basso e non buttando mai via la palla. Sono stati anche nella norma coraggiosi, perché venire qua a giocare poteva comportare dei grossi rischi, invece lavorare su queste componenti caratteriali di coraggio e di fiducia nelle proprie capacità. Poi bisogna riconoscere che l'avversario è più bravo, e quindi è inutile stare, però il percorso di crescita prosegue per questi ragazzi, che adesso avranno 4 partite da fare prima della fine del campionato, avranno dei tornei da fare, e la squadra sta crescendo soprattutto dal punto di vista caratteriale del gioco.